amici, benvenuti in questa nuova snapshot di Minecraft! Ed ecco che a sorpresa è uscita la snapshot 15W33 che aggiunge finalmente gli scudi! Yeah! Eccoli qua, finalmente la loro forma rettangolare che assomiglia tantissimo a un banner. Non sappiamo se è la forma definitiva oppure se dovranno cambiare. Non sono ali da farfalla! Non è detto! Ma possibile! Come avete visto, li potete utilizzare sia nella mano principale sia in quella secondaria. E basterà tenere premuto il tasto destro e gli scudi funzioneranno prevenendo la maggior parte degli attacchi nemici. Ovviamente il nostro consiglio è quello di tenerlo nella mano secondaria, perché tenendo la mano principale vi bloccherà qualsiasi altro oggetto che terrete nell'altra mano. Naturalmente la spada perde così ogni sua funzionalità di essere utilizzata come arma anche difensiva, perché con il tasto destro adesso non farà più niente ed è solo un'arma per uccidere i nemici. Non sono ali di farfalla! Non è detto! Possibile. Va bene, quindi ecco qua il nostro bellissimo scudo. Veramente è carino, è questa specie di banner con i contorni grigi, almeno in questo momento. Però fate sapere che cosa ne pensate. Ovviamente vi chiederete, ma con la spada, ok, la spada col sinistro, lo scudo col destro funziona, ma con gli altri oggetti che hanno una funzionalità con il tasto destro? Beh, con l'arco assolutamente inutile, funzionerà solamente l'arco e lo scudo, vi dimenticate di averlo. Anche nella vita reale, effettivamente, avere un arco e uno scudo non ha molto senso. Sì, a meno che non usate il piede per tenere lo scudo, sembra una cosa veramente fantastica, non capisco perché non facciano tutti così. Ma se invece utilizzate un blocco, una torcia, un qualsiasi oggetto, come si fa? Allora, innanzitutto Minecraft darà priorità all'oggetto che tenete nella mano principale, quindi se è un oggetto da piazzare, cercherà di piazzarlo quante più volte possibile, ma appena non riuscirà a piazzarlo, farà partire la mano secondaria, in questo caso lo scudo. Quindi, di nuovo, finché uno può piazzarlo lo piazza, e quando non può più piazzarlo perché magari non è selezionato col cursore del mouse un posto in cui piazzare il blocco, Para. Si bloccherà e verrete automaticamente difesi dallo scudo. Può essere comodo se magari dovete andare a illuminare una zona notturna e avete paura che vengano i mob, almeno avete sempre lo scudo a disposizione. È peggio di shift. Shift non fai più scudo e shift contemporaneamente. Scudo e shift? Mamma mia! Vabbè, ho capito, la gara delle lumache, arriveremo ultimi. Lo scudo ha un ampio raggio d'azione, infatti vi difenderà frontalmente 90 gradi a sinistra, 90 gradi a destra, su e 45 gradi giù. Quindi in questo modo dovete stare attenti sempre a puntare lo scudo verso la fonte del danno e riuscirete ad evitare la maggior parte dei danni, tranne quelli che vi faranno da sotto, oppure lateralmente a più di 90 gradi, oppure dietro. Dove hai messo i miei blocchi d'oro? Sono vivi, adesso hanno le zampe. Ma cosa? Sono diventati così. È questa! È quella, anche quella. Funzionalità segrete della snapshot: i blocchi d'oro si trasformeranno in pecore gialle e le bici spunteranno dal terreno al posto dell'epa. Cosa stai facendo? Mamma mia! Allora, proviamo finalmente a vedere in azione questo scudo. Quindi, spawniamo il nostro bellissimo zombie che ci aiuterà in questa prova. Pronto, zombie? Zombino! Maledetto, ho paura. Guardate. È peggio lo zombie. Guardate, allora, se io punto frontale, non mi sta praticamente facendo nulla, perché lo scudo ci protegge del 66%. Quindi a noi arriva solamente un terzo del danno. Invece guardate senza, guardate quanto danno ci avrebbe. Una bella differenza. Muori! Maledetto! Però dovete stare attenti all'armatura, perché abbiamo notato che comunque l'armatura scenderà e verrà consumata lo stesso. Ma i danni che vi fanno saranno gli stessi, sia che avete l'armatura sia che non ce l'avete. Quindi non sappiamo, probabilmente è una cosa da sistemare, la miglioreranno. Però al momento non teniamo l'armatura, tanto non cambia assolutamente nulla mentre utilizziamo lo scudo. Infatti guardiamo, proviamo a vedere se ci fa di nuovo i suoi mezzi danni. Guardate, ci fa sempre mezzo cuore. Ora però ho fame! Ho fame! Patate! Necessito di patate! Patate! Ok, zombino, riproviamo con te. No, ma che è quella? Che veniva?
faccio? Guardate, subisco comunque mezzo cuore alla volta. Quindi questo l'armatura conviene al momento non tenerla, perché sennò sarebbe semplicemente uno spreco. Via! Ma che, ma cosa faccio di questo? Non è Pippi the Mouse. Ora muoio. Non ho fatto niente. Ho dato il pane. Non ho fatto cosa niente. E non ho mangiato anche patata, perché io riesco a sopportare qualunque tipo di mangia patata questa. Un'altra cosa, che schifo, un'altra cosa utile da sapere è che invece gli scheletri addirittura non vi faranno più danni. Infatti il danno dei proiettili, in questo caso alle frecce degli scheletri, è parato al 100%. Ma sei comunque un puntaspilli. Comunque mi arriverà lo stesso le frecce addosso, che non e si lo fermeranno. Lo scudo è assolutamente vuoto per il momento. Però comunque io sono assolutamente protetta, avete visto, non mi ha fatto alcun tipo scusa, di danno. Scusa, allora ci metto anch'io a tirarti con l'arco. Ho paura, via, ecco, non mi fate niente, niente. Perfetto, uccidiamo anche lui. Ma invece se fosse un creeper, andiamo qui vicino a tutte queste pecore, no, così magari esplodono per sbaglio. D'oro. I creeper sono un qualcosa di assolutamente casuale. Cosa diamo per casuale? Vedrete, provava. Non mi sono fatto assolutamente niente. Proviamo di nuovo. Creeper. Niente di nuovo. Bene. Ma vi assicuriamo che è casuale. Guardate. Infatti. Mi sono fatto male. Boh. Sistemeranno. Accidenti. Il mio scudo. Il mio scudo sta morendo. Ha quasi finito. Lo scudo, per quanto sia comunque molto forte, non durerà tantissimo. E dovrete andare a ripararlo di tanto in tanto. Ma come si ripara il vostro scudo? Beh, dovete ripararlo con dei pezzettini di legno. Qualsiasi legno va bene. Di birch! Noi vi consigliamo di utilizzare il legno di birch, perché ovviamente altrimenti dice che cosa ve ne fate, almeno lo sprecate per qualche motivo. Lo birch usate. Guardate, 1, 2, 3 e 4 e l'avete riparato completamente al costo di 4 livelli di incantamento. Perfetto, abbiamo il nostro scudo rinvigorito. Un'altra cosa interessante che può fare il nostro scudo, sempre contro i mob, è contro Blades e Ghast. Riuscirete infatti a difendervi dalle fireball. Quindi quando cercheranno di attaccarvi, voi se riuscirete a mirare bene verso la fireball che vi arriva addosso, potete riuscire a evitare i danni. Ma dovete comunque stare attenti, perché comunque se non riuscite a mirare perfettamente, andrete lo stesso a fuoco e l'esplosione ci sarà lo stesso. Quindi attenzione a Blades e Ghast, perché potrebbe andare bene, ma potreste anche ritrovarvi tutti in fiamme. In fiamme. Attenzione Blades, attenzione. Attaccami. Sei una mia che fa schifo, Blades. Hai prova. Fai schifo. Fai schifo. Brava. Vai. Ma sei lei, mamma mia, sti Blades. Ah! Niente! Tu sei in fiamme, ma lo scudo. Io sono in fiamme, comunque, come avete visto, quindi non riesce a parare comunque gli effetti. Quindi anche una freccia che ha qualche tipo di effetto applicato, come abbiamo visto, che sono state aggiunte tutte le nuove frecce, non l'effetto comunque verrà applicato, ma non il danno in sé della freccia. Allora, proviamo? No, io non voglio provare! Proviamo! Proviamo allora, proprio me. Sì, ma non lo stavo tenendo. E beh, allora. Vai. Ole, visto, sono comunque slowness per un minuto e mezzo. Fai brava. Però, assetato cronico. Ora mi bevo questa miscela di resina. Che buona. Via, buttala via. E ora. Latte di pecora. Guardiamo come si crafta. Dovete scegliere una lana, qualsiasi va bene. L'importante è che siano tre dello stesso colore. Poi scegliete tre pezzi di legno di qualunque tipo e un lingotto di ferro. La durability non è giusta, questo perché al momento ovviamente è buggato, ma lo sistemeranno sicuramente. Ora però ditemi, non voglio questi schifosi cose tutti uguali a se stessi, li voglio personalizzare come quello di Kiria. Sì. Come potete fare? Beh, dovete assolutamente usare un banner dello stesso colore dello scudo che state usando, quindi per esempio in questo caso lime, lo personalizzate come volete e a questo punto craftate il banner col pattern che vi pare, lo shield dello stesso colore, quindi lime, e vi arriverà
lo scudo con il pattern selezionato. E in questo momento lo cura anche, gli toglie qualsiasi tipo di difetto di fabbricazione. Ma crediamo che sia un bug, perché altrimenti perché uno deve sprecare il legno se vi basta attingerlo, dato che comunque il banner vi rimane. È un po' come l'oro che diventa pecore, insomma, un bug. Ed eccolo qua, anche io faccio la farfallina. Cip, 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 cip. Farfallina, no? Cip, cip. Beh, ma guardate lì come sono bello da vedere davanti. Mamma mia, super protezione. Sarebbe bello se potessi proteggermi con entrambi gli scudi contemporaneamente. Non sei un po' un caccia imperiale con queste alette, io no? Sì, assolutamente. E quindi di nuovo vi basterà ricordarvi che per quanto voi possiate creare tutti i vostri banner che vi pare, dovete assolutamente cercare di ricordarvi di tenere lo stesso colore, perché altrimenti usare un banner con un colore diverso non funzionerà. A differenza dei banner, non li potrete ricolorare o lavare in un calderone. Potete creare questo comando, che va bene sia per gli scudi sia per il banner, e grazie a questo potete creare voi dei pattern personalizzati immediatamente grazie al comando. Quindi in questo caso, per esempio, mi do uno shield, guardate, tutto super personalizzato, guardate che roba, là. Che bellezza, che guardate bellezza. Pecore, guardate. Cosa? Non credo gli interessi. Poi posso ucciderla per sbaglio. Hanno finalmente messo il fatto che le splash potion possono essere tolte e poi anche rimesse. Era un bug. Che era ovviamente una cosa che altrimenti non aveva senso. E ora potrete quindi nuovamente fare le vostre lingering potion, come vi ho mostrato nel nostro ultimo video della snapshot di un paio di giorni fa, che se non avete visto vi invitiamo a vedere, perché completa questo video della nuova snapshot. Come hai fatto una cosa del genere? Siamo una scaletta. Addio. Ora torna. Però adesso voi potete cercare di respawnare il drago. Vi avevamo già detto che per respawnare il drago avreste dovuto creare una specie di pattern a forma di faccia di creeper. Sei sicura? Guarda bene cosa hai combinato. Cosa stai facendo? Ti piace? Ma schifo! Ho fatto troppo in alto sto creeper. Non ho detto che era troppo in alto. Ho capito, ho sbagliato. Va bene, non è che tu non sbagli mai. Ok. Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Guardate, ora quando respawnerete il drago, si respawneranno anche i cristalli. Non è vero. O almeno, è vero. Si stanno respawnando le torri, guardate, alcune più alte, alcune più basse, alcune si riformeranno come erano prima. E ecco i cristalli. Tornano tutti i cristalli, torna l'Ender Drago e ucciderlo vi ridarà l'esperienza. Speriamo vi sia piaciuta, la prossima volta vi ricordiamo portate con voi il vostro gatto, perché i croccantini sono a metà prezzo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Fate sapere i vostri pareri a riguardo dello scudo. Che cosa ne pensate? Se vi piace, cosa vorreste? Se vorreste vederlo diverso, qualunque cosa vi passi per la mente, saremmo contenti di vedere se aggiungeranno le ali di farfalla. Sì. Prima o poi, vista la passione di Kiria per diventare un gecko. Grazie a tutti e alla prossima con Eternal Love!